uno dei problemi più grandi che affligge noi miseri mortali che non siamo tanto dotati è il problema dell'andeor, soprattutto quando, diciamo, torniamo dalle ferie e quindi abbiamo fatto un pochino di meritata vacanza. Allora, vi faccio vedere un esercizio che ho provato io stessa e che sinceramente sta funzionando e grazie al quale voi potrete, diciamo, sciogliere un pochino di più le anche. Provate, guardate, vi basta soltanto una palla così da Pilates di queste morbide. È molto semplice, se l'esercizio, verificate, ha funzionato. Allora, cominciamo a terra. Mettetevi a terra e cominciate a fare questo movimento di rotazione delle due gambe e cercate di coglierne la sensazione. Com'è? È un po' legato? Va sciolto? Provate a mettere la palla tra le gambe e ripetete lo stesso movimento. Sarà più facile perché le gambe scivoleranno meglio sulla palla. E poi posso anche fare questo movimento di pressione della palla. Lo ripeto più volte. Dopodiché metto la palla più in basso e faccio la stessa cosa. Chiaramente le ginocchia devono essere tese, i fianchi allineati, devo essere più dritta possibile. Premo sulla palla, cerco di usare la muscolatura interna, cerco di incrementare il mio andeor senza forzare in modo eccessivo e poi faccio un check e vedo se il movimento di andeor senza palla è più sciolto, più libero, più fluido. Se lo è, chiaramente sarà un grande beneficio per il lavoro che faremo alla sbarra e in centro. Avete visto? Molto semplice ma molto molto efficace. Quindi provate e fatemi sapere qua nei commenti se vi dà qualche beneficio. Se volete lezioni più complete, lo sapete ormai, Danza Online Ballettex, la nuova piattaforma con tantissime lezioni, tante novità, quindi andatela a visitare, link in descrizione come sempre. Io vi aspetto, seguiteci, naturalmente cliccate su mi piace, iscrivetevi e cliccate la campanella per rimanere sempre aggiornati. A presto, ciao!